È stata una giornata memorabile, di quelle che si ricordano. È iniziata presto, ma è volata via in un attimo. La nuova Giulia è la velocità declinata in tanti aspetti, dalla sterzata al cambio, alle prestazioni, alla sicurezza, alla frenata. È stata progettata fin dall'inizio con il concetto di velocità ben stampato in testa. L'abbiamo capito subito quando è arrivata in pista per i primi test dinamici. Bastava guardare i sorrisi dei collaudatori mentre facevano il loro lavoro per capire cosa stava succedendo. Volete un po' di numeri? Va bene, quella che sto guidando è una Giulia Super 2,2 litri multijet 180 cavalli turbo diesel con cambio a 8 marce. Occupa il posto d'onore sulla copertina di 4 ruote che è già in edicola. Costa 43.000 euro, non vi sto ad annoiare con i listini e gli accessori perché trovate tutto sulle pagine del giornale e anche sul nostro sito. E con queste armi ha fatto una bellissima prova di accelerazione, 0-100 in 7,1 secondi e per il chilometro ne sono bastati 27,9. E fin dai primi metri si capisce che ci hanno messo veramente tutto il cuore, l'anima, il cervello, la capacità di innovare e anche quella di sorprendere. In pista fin dai primi giri si capisce in modo clamoroso, ma anche sulle strade di tutti i giorni come questa si sente subito. La Giulia entra ed esce dalle curve veloce, veloce come il pensiero e meglio di una BMW. Ecco, l'ho detto. Adesso se volete potete insultarmi oppure condividere quello che penso. Però io se fossi in voi, prima di scatenarmi, mi farei un bel giro di prova. La Giulia non è l'auto perfetta, ci mancherebbe altro. Ci sono un sacco di cose che potreste trovare scomode oppure inadeguate. La dotazione di accessori, per esempio, per il momento non è all'altezza delle concorrenti tedesche. Volete i fari full LED? Non ci sono. Volete il cruise control adattivo? Idem, anche lui non c'è. E vogliamo guardare i posti dietro? C'è un divanetto piuttosto largo, ma senza bracciolo e molto infossato. Entrare non è un gran problema, ma per uscire ci vuole un bel esercizio di agilità. Le prestazioni dinamiche sono mozzafiato. Il cambio velocissimo, i freni potentissimi, lo sterzo affilato. In simbiosi con un telaio e con le sospensioni che sono perfetti per mettere i cavalli a terra. Oltretutto questa dinamica così sportiva viene solo in parte attenuata dalle regolazioni Advanced Efficiency e Natural del DNA. Sotto sotto si capisce ancora che c'è una Giulia. Guardate qui, passaggio in città lento e solenne. Le sospensioni lavorano benissimo, l'abitacolo è molto insonorizzato, cambio e motore si sposano perfettamente. L'abbiamo visto anche in pista qualche giorno fa quando ha affrontato i pavé e i lastricati senza fare una piega. E sì che monta gomme da 18 pollici, è mica dei materassini. Con 250 kg di alluminio utilizzati per la carrozzeria e altri particolari come l'albero di trasmissione di carbonio, il peso della Giulia rimane appena sopra i 1500 kg. E l'aerodinamica è piuttosto raffinata, anche se non da record, 0,25, il che favorisce decisamente i consumi autostradali, che si collocano intorno ai 17,2 km con un litro. Ed ecco la Giulia, la tanto attesa Giulia. La Giulia che divide il mondo fra quelli che la adoreranno, che ne sono già entusiasti, anzi che hanno già deciso che nome dare alla loro prossima figlia, e quelli che i tedeschi hanno sempre qualcosa di più. A me piace.